Buonasera dalla sala consigliare del Comune di Piano. Cosa ci regalate stasera? Regaliamo ai cittadini di Piano una cosa bellissima, la proiezione della processione che si è tenuta l'anno scorso in occasione del restauro della statua di San Michele Arcangelo, e la proiezione anche di un altro filmato, un filmato storico del commentatore Ermanno Acanfora. Che ci farà vedere, aprirà uno scorcio sulla Piano, sulla festa di San Michele del 63 e del 65. Vedremo il filo conduttore della nostra festa, quindi l'unione fra la tradizione e la tradizione sull'onda popolare, dei ricordi andiamo. Bellissimo, sarà una bellissima serata. Come vi è venuta questa idea? L'idea, diciamo, è nata per ridare luce alla processione che è uscita l'anno scorso, ma fondamentalmente esce ogni 25 anni. Visto che è una ben cosa... lo sappiamo, però si potrebbero accorciare un po' quei tempi. Esiste una tradizione che oggi stasera Don Salvatore ci spiegherà il motivo per cui si sceglie di farlo ogni 25 anni, perché esiste questa tradizione, perché poi alla fine è bello anche rispettarla. Ma certamente, certamente. Cambiare anche delle tradizioni così forti a volte è difficile. È stata bella l'anno scorso perché poi i neri si sono accollati l'onere di restaurare completamente San Michele, e sarà bellissimo stasera vedere il San Michele, diciamo, moderno, che è sempre lo stesso Sagnalingua, però vedere quello di oggi, vedere quello di circa 40 anni fa, come luoghi e come... Io ho avuto la fortuna di vedere qualche cosa in anticipo, diciamo un'anticipazione. Bellissimo vedere via Bagnulo di una volta, giardini, e magari chiudere gli occhi e immaginarlo. Bene, allora vediamo un po' se qualcuno ci dice qualche altra cosa. Grazie signori. Dov'è Don Salvatore? Don Salvatore, allora dimmi qualcosa tu. Perché Michele, sì, priore dell'Arciconfraternita Mortis et Orationis. Michele, perché San Michele esce ogni 25 anni? San Michele esce ogni 11 anni. Sveleremo stasera anche questo arcano dei 25 anni. Allora, la tradizione vuole che esce ogni 25 anni, anche se il motivo probabilmente è anche la difficoltà di scendere la statua dal tempio. Beh, lo sapete, l'ultima volta che è stato portato giù per il restauro è stato pure abbastanza laborioso. È stato laborioso, anche se ci siamo fatti aiutare dalla tecnica per scenderla, insomma, erano 10 confratelli validissimi, altri 10 che lo attendevano giù, quindi è stato molto laborioso scenderla. Però già c'è questa tradizione, in effetti la tradizione è proprio un po' meno, ogni volta c'è stato qualcosa, il restauro, piuttosto che una calamità, piuttosto che un evento eccezionale, quindi insomma ha interrotto un po' questa. E quindi tradizione. Sentiremo Don Salvatore che ci dirà perché ogni 25. È professore Ciro Ferrigno, insomma. Ah, anche professore. Non anticipiamo niente, insomma, sulla. Non anticipiamo niente, aspettiamo. Grazie.